Buonasera, ben ritrovati, benvenuti a Scatto Biancorosso, ultima puntata di un campionato lungo Sì. della Maceratese e negativo. Con Alessandro Vallese abbiamo percorso tutto questo iter, ci troviamo ora alla fine del torneo, della stagione, con un pugno di mosche in mano. Sì, arriviamo al momento in cui bisogna tirare un po' le somme rispetto a questa Che stagione, sono che appunto negative. sono assolutamente negative. La Maceratese che adesso ci sarà l'ultima partita domenica, però attualmente è al nono posto con 42 punti. L'anno scorso ne erano stati fatti 40, quindi diciamo non c'è stato proprio Che potrebbe arrivare a 45 questo. contro il Monturano Sì, domenica. che comunque non rappresenterebbe un grandissimo passo avanti rispetto alla scorsa stagione, nonostante comunque la squadra allestita durante la campagna acquisti estiva fosse diciamo accompagnata da grandissime aspettative. Molto, cioè è stata fatta in quest'estate, l'estate scorsa, Sì. una campagna, sono stati fatti investimenti importanti, Assolutamente. ma forse non tenendo conto delle reali esigenze della squadra che doveva essere completata più che trasformata. Tu la Sì, io pensi allo stesso modo? la penso allo stesso modo, qualcuno avrebbe anche riconfermato Amadio rispetto alla scorsa stagione, quindi ripartire dall'ultima parte dello scorso campionato che comunque non era stata poi così negativa. L'arrivo di Lattanzi che poi è stato esonerato, Pagliari esonerato Allenatore anche lui. bravo ma giovane, Sì. forse non ancora maturo per gestire una squadra come come la Maceratese, che ha un audience, che ha Certo. al centro di interessi mediatici, di attenzione mediatica altissima e di tifoseria Assolutamente. importante per la presenza puntuale allo stadio, ma anche ovviamente giustamente tale da chiedere sempre risultati. Certo, sì, è sicuramente una piazza esigente Esigente, appunto. e quindi ecco, non è facile, bisogna avere carisma, personalità. Comunque i giocatori che sono stati presi, diciamo, per caratteristiche, incarnavano un po' questi elementi, però poi, diciamo, il Forse si campo. è trascurata, anzi senza forse, il centrocampo. Sì, Vero? diciamo, a inizio stagione era stato quello il reparto su cui c'erano più dubbi. Tant'è che poi con l'arrivo di Gomis a dicembre Ha trovato più ha equilibrio, trovato più sì. equilibrio, quindi sicuramente il centrocampo iniziale non era all'altezza poi di tutto il peso offensivo che aveva quella squadra. E adesso, dicevamo, domenica ci sarà l'ultima partita con il Monturano, Dopo la debacle del secondo dopo tempo con la di Simana. Osimo, dolorosa Sì. perché tu non c'eri, eri impegnato in altri sport, lo stadio vuoto, quindi era ancora più palpabile la Sì, la delusione delusione. di chi aveva assistito a un primo tempo da parte cuore biancorosso, esaltante. Sì. E ad un crollo così netto, così Sì, si è pesante, sgretolata così proprio. traumatico come quello che è accaduto, si è verificato nel secondo tempo. Comunque rimane il fatto, come consolazione psicologica, che anche se la Maceratese avesse vinto, il sogno dei playoff sarebbe ugualmente tramontato, perché pur mantenendo 3 punti vincendo nei confronti dell'Urbino, potenzialmente recuperabili nell'ultimo turno, la classifica avulsa favorisce i I ducali, ducali. quindi il Sì, discorso era già chiuso, ecco, in sarebbe ogni stata caso, tagliata fuori comunque la Maceratese. appunto. E poi diciamo che la sconfitta di Osimo è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso per quanto riguarda la tifoseria biancorossa, che si è espressa in settimana con un comunicato nel quale, diciamo, vengono presi di mira la società e i giocatori.
A tal proposito ti chiedo se in vista della prossima stagione, insomma, ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda la rosa oppure verranno riconfermati? Io spero di no, perché se ogni anno si ricomincia dall'inizio, poi deve passare il tempo per trovare equilibri, per trovare sintonia, per trovare lo spogliatoio giusto, gli schemi giusti, quindi sono tempi che poi vanno, che sono negativi per i risultati. Assolutamente sì, bisogna insomma cercare di dare un po' di continuità. Sarà importante intanto individuare un nuovo direttore sportivo. Sono stati fatti alcuni nomi da... Beh, circola, tu vuoi, so dove voglio arrivare, circola il nome di Spadoni, sì. Io personalmente conosco Spadoni e stimo Spadoni, quindi non sarei, sì, sarei anche contento. Beh, parliamo di... Però quello che pensa Crocione lo sa solo lui. Assolutamente. Ed è giusto quindi che faccia le sue scelte nel modo più libero possibile, pur tenendo conto della presenza, dell'importanza della curva Just, che vedendo abbiamo seguito tutte le, sì, trasferte, noi l'abbiamo vista sempre, vero? Oltre che alle Viareggio, ovviamente, molto attiva anche e molto avvicina alla squadra, salvo la conclusione, sì, no, con le critiche conclusive, però durante la partita sempre vicina alla squadra, anche quando i risultati erano negativi e magari l'andamento della partita non soddisfacente, come è accaduto diverse, sì, anche volte. Anche a Castelfidardo l'ultimo esempio abbiamo avuto, no? Ecco, direttore sportivo poi sarà, diciamo, anche sarà il dovere di Crocioni di individuare anche il nuovo allenatore. Se certo. Secondo te sarà riconfermato? Però io direi che la prima cosa è scegliere un direttore sportivo, sì, e poi in sintonia trovare l'allenatore giusto. Quindi secondo te non verrà riconfermato? Non lo so, no. Io ho detto prima, quello che pensa Crocioni, il presidente Crocioni, è nel, certo, lo sa, certo, solo lui. Ora c'è molto top secret su tutto, certo, quindi bisogna avere pazienza, confidando in scelte opportune e confidando in un miglioramento del feeling fra la società e la curva Just, che ritorni quello che è sempre stato e che dia alla Maceratese una potenzialità di presenza, di tifo, di assistenza, di supporto psicologico importante come quella che ha sempre assicurato la curva Just. Speriamo che poi tutto questo possa avvenire in quello che sarà un rinnovato Elvia Regina Pino Brizzi. Ecco, che è stato questa appunto... con intitolazione, sì, dell'Elvia Regina a Pino Brizzi merita da parte, parlando dell'ultima partita che non ha valore di classifica, però perlomeno per la Maceratese, ecco, impone ai giocatori il massimo impegno, sì, per onorare la memoria di un grande giocatore, del miglior giocatore mai espresso da Macerata, come è stato Pino Brizzi. Sì, tra l'altro sarà, diciamo, uno stadio rinnovato che potrà ospitare anche grandi eventi sportivi, quindi sicuramente un fiore all'occhiello. Vabbè, per non la andiamo città adesso di Macerata. Troppo nel futuro. Crocioni ha assicurato che sarà disturbato il meno possibile, sì, l'iter casalingo della Maceratese, nonostante il rifarcimento di tutto lo stadio. Quindi consentendo alla Maceratese di giocare il maggior numero di partite possibili all'Elvia Regina, partite casalinghe ovviamente. Beh, questa è sicuramente una notizia positiva. Ecco, Crocioni lo ha promesso, lo ha dichiarato, e se non ci saranno
problemi anche atmosferici, dovrebbe verificarsi questa situazione, e quindi avere una Maceratesi in uno stadio ancora più bello di quello attuale, ma soprattutto una Maceratese che sappia onorare i suoi colori. Ce lo auguriamo. Quindi questa volta te la faccio io la domanda. Appuntamento? Alle 16.30 all'Elvia Regina Pino Brizzi. Sì. Tutte le partite inizieranno per motivi di classifica, certo, di concomitanza e di linearità, tutte alle 16.30. Quindi la Maceratese affronterà il Monturano in un match che avrà poco significato, anzi nessun significato, è pleonastico dal punto di vista della classifica, però importante però per il Monturano. Esatto. Chi è il direttore sportivo del Monturano? Proprio quel Giulio Spadoni di cui abbiamo parlato, prima, con i ricordi di quello che è stato nel passato. Con questa puntata Scatto Biancorosso si congeda da voi telespettatori, ringraziando dell'attenzione che ha avuto e che ha fatto, che ha gratificato me e il mio partner Alessandro Vallese. Noi continueremo a seguire le vicende della Maceratese, e non è escluso che venga poi organizzata qualche nuova puntata di cui l'emittente darà notizia. Grazie, buonasera. Arrivederci.